Non appena avremo ricevuto riscontro alla presente, sarà nostro pensiero inviarvi subito i 500 quintali di pesche reali e susine del Monte Nero. Distintamente vi salutiamo, ditta Moronelli, eccetera. Firmate voi o il commendatore? Ma che è una novità, firmo io. La corrispondenza è arrivata? Sì, signore, sul tavolo. Pronto? Sì? Sì. È arrivato un tale che è stato mandato dall'agenzia veloce, deve salire. No, no, ditegli di ritornare nel pomeriggio. Il commendatore non c'è, che torni nel pomeriggio. Signor Donati, sarà venuto per occupare il posto del ragionier Malvurio. Ma chi ve l'ha detto? Siete sempre informata di tutto voi. Si vocifera. Io non ci ho creduto, ma date le idee del commendatore, idee che io non condivido perché a certe cose non ci credo. Mazzare, neanche io. Ma è meglio non immischiarsi, altrimenti rischiamo un licenziamento su due piedi. Vi ricordate il povero De Biase? Come no, poverina. Licenziati in tronco per influssi nefasti sugli affari del commendatore. Io non capisco come un'azienda possa andare avanti con le idee che circolano nel cervello del proprietario. Ma voi pensate a fare solo quello che vi si ordina e basta. Pronto? Sì? Sì. Avvocato, siete desiderata al quinto ufficio. Vado, vado. Se viene il commendatore, ditegli che torno subito. Sì. E come vi dico io, spirito, e come vi dico io. Commendatore, buongiorno. Buongiorno, Mazzarello. Ci vuole una fede per credere nelle pratiche della superstizione. E io ce l'ho, commendatore, ce l'ho, quanto è vero Dio. Prima no, ma poi mi sono convinto di questa necessità per vivere tranquillo. E per vivere tranquillo bisogna fare attenzione a un'infinità di cose. Sì, E provvedere in caso di avversità nel modo regolamentare. Ma perché esiste un regolamento? Sì. Per esempio, incontrando per la strada una donna gobba, come vi regolate voi per scongiurare questa avversità? Donna gobba, dunque, allora, se si ha a portata di mano un palo della luce elettrica, lo si abbraccia stretto stretto. E poi? E poi? No, voi state inguaiate, sì, ragazzo mio. Voi vi dovete aggiornare, voi correte serio pericolo, sapete? Si abbraccia il palo della luce elettrica, d'accordo, sì, ma poi che si fa? Si sputa! Si sputa! Contemporaneamente tre volte sulla propria spalla sinistra! Se non lo scongiuro è come non averlo fatto! Eh già, e questa fu la ragione per la quale dovetti recarmi in questura l'altro giorno e che mi fece arrivare tardi in ufficio. Mi capitò un fatto simile e per la fretta di fare gli scongiuri regolamentari non mi accorsi che dietro di me c'era un signore! Gli sputai in faccia, per fortuna che credettero alla mia buona fede. Perché voi siete un confusionario, caro mio. Si guarda prima chi ci sta dietro, se ti conviene sputi, e se no passioso. Beh, vabbè, adesso noi ci perdiamo in chiacchiere, lavoriamo piuttosto, chiamatemi l'avvocato Donato. Subito, commendatore. Ah, eccolo che finisce, permettete, commendatore, avvocato. Buongiorno, commendatore. Buongiorno, avvocato, buongiorno. Io vi avevo pregato che quel maledetto gatto nero che da tre giorni va girando per le scale del palazzo doveva essere preso, messo in un sacco e portato lontano. Invece, mezz'ora fa, quando sono andato al consiglio di amministrazione, il gatto puntualmente stava in mezzo alle scale e per miracolo non mi ha attraversato la strada. Qual è stato il risultato di questo felice incontro? Che dall'affare Baccelli non se ne fa più niente. Quello non vende il suolo se non alle condizioni ultime. 100 lire al metro quadrato. Ma per il felino io diedi immediatamente ordine affinché fosse preso. Ne incarica il muscello in portineria. Ah, e qua facciamo scarica barile. Io incarico a voi, voi incaricate il muscello. Muscello chissà di altro incarica, mi hai fatto suoi. E il felino fa i comodi suoi in mezzo alle scale e rovina i miei affari, va bene? Ma se mi metto a correre io dietro al gatto, gli affari di ufficio chi li fa? Avvocato, convincetevi che se noi non acchiappiamo il gatto nero, affari qua non ne facciamo più. Comunque, commendatore, per l'affare Baccelli mi permetto farvi rilevare che anche a 100 lire sarebbe conveniente. Questo è anche il parere del ragionier Malvurio. No, Malvurio? Maronna mia! Ma sicuro, è stato proprio lui ad iniziare le prime trattative. Ah, lui è stato? Sì. E allora l'affare può considerarsi perduto. Sentite, avete comunicato le mie decisioni a questo signore? Faccio osservare che Malvurio lavora qui da ben 4 anni. Niente, non lo voglio più vedere, se ne deve andare. È stata fatta l'inserzione sul giornale. Ah, certo, certo, come no? Dove sta? Eccola qua.
Cercasi ragioniere pratico amministrazione e contabilità. Referenze segreteria sia. Si è presentato nessuno. Finora tre. Però vi ho detto di ritornare nel pomeriggio. E perché? E speravo che voi ne riguardi di malvugno. Non ho cambiato idea. Oh. Se ne deve andare. Anzi, telefonategli. Dove sta? Allo stabilimento. Vabbè, ditegli di venire subito da me. Va bene. E speriamo che non cominci a piovere. Eh? Avete notato che ogni volta che Malvurio viene qua comincia a piovere? Veramente no. Mazzarella, voi l'avete notato? A piovere? No, commendatore, non l'ho notato. E invece io l'ho notato. Viene a piovere. A proposito, commendatore, ha telefonato Peluso. Dice che vi aspetta a mezzogiorno all'Albergo Reale. Ci saranno anche gli altri ad attendervi. Scusate, commendatore, ma è per quella fornitura in Sicilia? Se non sbaglio, prendessi appuntamento per domani. Posso confermare? No. No, ho confermato io per oggi. Ieri non pensai che domani... Oggi è giovedì. Ah, capisco. Perché avete capito? Che oggi è giovedì. E dopo domani è sabato. Poi viene la domenica. Poi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Sabato e domenica. E questa è la mia settimana. È chiaro? Chiarissimo, con permesso. Mazzarella? La corrispondenza è arrivata? È sul tavolo, commendatore. E ditelo, santo Dio. È sempre lì. Non è una buona ragione, si avverte. Commendatore, la corrispondenza è sul tavolo. Questa non è mia. No, questa va al reparto ragioneria. Questa è neanche mia, è dell'avvocato Colamonici. Questa neanche mi riguarda, ma state attenta, santo Dio. Un po' di attenzione. Santo. Io mi domando che necessità ci sia di partecipare il proprio dolore a chi se ne sta per i fatti suoi. Domandano quei manifesti. È morto il cavalier Scannati. E chi se ne vuole? È morto Scannati, lo dicono a me come se io avessi un'impresa di pompe funebri. Mazzanella, ma che la volete mettere in cornice? E buttatela via. Non l'avevo vista. Una busta tanto. E quanto deve essere grande perché voi la vediate. Mazzanella, che non si ripeta più. No. Rispondete. Pronto? Sì? Sì. Commendatore, stanno salendo vostra moglie e vostra figlia. Andate che nessuno mi disturbi, andate. Sì. Dove andate? Di là. Così, pazzo. Muore Scannati, lo fanno sapere a me, ma che me non porto. Buongiorno, papà. Buongiorno, cara, buongiorno. Al papà mio bello questa scatola di sigari che gli piacciono tanto. Ah, grazie, un pensiero veramente gentile. E poi, proprio la marca che io preferisco. E mamma? Eccomi qua. Santo cielo, per arrivare in questo ufficio ci vuole la mano di nostro signor Saletto Corridoi. Saletto Corridoi, e ci venite sempre, state sempre qua. E allora, che volete, che cercate, che avete fatto, quando ve ne andate? Senti, Gervasio, fai proprio passare la voglia di usarti una cortesia. Ha ragione, mamma, noi siamo venute per farti un regalo e tu ci tratti in questo modo. Un regalo? Che regalo? Io e sigari, e mamma, mamma, da qua. Faccio io. Ma che cos'è? Aspetta e vedrai, aspetta. Ma che è? Non guardare, papà, chiudi gli occhi. Addio, ma vi rubate qualche cosa. Ma che vai pensando? Siccome ti lamentavi sempre della tua poltrona in ufficio, ho pensato che con questo, stai comodo? Stai comodo? No. Guarda sopra che ci sta ricamato. Un ferro di cavallo. Quanto è bello, non l'avevo notato, simpaticissimo, e chi l'ha disegnato? Io l'ho disegnato e mamma l'ha ricamato, così non potrei temere delle contrarietà. Stai comodo? Stai comodo? Comodo. Volevo dire, in casa di vita hanno il consueto ricevimento del giovedì e siccome l'altra volta non ci siamo andate. Già, perché io non voglio. Appunto, e noi non ci andammo. E io apprezzai molto la vostra obbedienza, dunque. Ci hanno pregato di non mancare questa volta, quindi arriveremo con una mezz'oretta di ritardo per il pranzo. No, ma non credo che tarderete. Oh, ma sai con me, non ve ne andate, state ancora 5 minuti. No, ma non ve lo diranno. Tu non li conosci, sono così insistenti. Questa volta non insisteranno. Perché? Perché non ci andrete. Uffa, io lo sapevo. Nenè. Non fare capricci, sai? Ma insomma, la tua è una fissazione. Ogni cosa deve sempre piacere a te. Se non piace a te, non deve piacere a nessuno. A nessuno. Ah, per questo mi avete portato i regali. I sigari, il cuscino. Quando il diavolo ti accarezza vuole l'anima. Rosy, mettete capo che tu a quel bel tipo non lo sposerai. Ma che c'entra questo? C'entra, per questo volete andare dai De Vita.
Non ci sarà nemmeno. Non è stato invitato. Non l'ho visto più, capisci? Non si è fatto più vedere. Se è questo che ti preoccupa, puoi stare tranquillo perché ci sei riuscito. E allora perché volete andare da Lievito? Così, per passare un'ora piacevole fuori casa. E la passerete spiacevole a casa, ma tu a quello là non te lo sposi. Tu non sei in grado di giudicarlo perché non l'hai mai visto. Non lo conosci. No, non lo conosco, né vorrò conoscerlo mai, è chiaro, mai. Ma che maniera! Io non ci volevo venire, lo sapevo che sei testardo. Insomma, dobbiamo fare sempre la figura dei caponi. Ma sai che ti dico? Se tu sei il padre, io sono la madre. No, finalmente abbiamo saputo chi è tua madre. E conto qualche cosa. Se dobbiamo stare solamente a tuo giudizio, quello non si merita più. Questo è alto, questo è basso, quell'altro è solo un impiegato, quell'altro non è adatto. Ma insomma, che vuoi fare manezze? Dai, riapri già. Ha ragione mamma, devo rimanere zitella. Senti, ho disposto, ti dico, io rimango zitella, è chiaro? E mo' andate via, avanti. Va bene, ce ne andiamo. No. Ma poiché non capisci che cosa significa cortesia e non accetti un pensiero delicato, scostati, spiezza da pure Irina. Non mi passa manco patata. Ma quanto sei simpatico. Ha fatto bene mamma. Che dispiacere, si porta via il regalo, si porta via i sigari. Ma guardate che educazione, si fa tanto per educare una figlia. Ma tu a quello là non te lo sposi, questo te lo assicuro io, non te lo faccio sposare. Ah, Mazzaretto, chiamate Mammuccino, che mi trovo proprio i geni, ma andate. Subito, commendatore. Permesso? Scusate, commendatore. C'è questa delega da firmare per l'avvocato Trombetta. Riguarda il ricorso in appello per la causa Scognamillo. Sarà difficile però che il tribunale accolga l'appello. Difatti l'avvocato consiglia un accordo fra le parti. No, io accordi non ne faccio, voglio andare fino in fondo con questo signore. Commendato, qua la causa è già perduta. Perché? Eh sì, perché siete stato voi a mancare al contratto. Ma accordandovi ve la cavereste, mentre insistendo ancora nella causa. Passa il tempo. E può darsi pure che Scognamiglio se ne vada all'altro mondo. Quello è solo, non ha eredi, ha 97 anni, per giunta gravemente ammalato. No, amore di Dio, eccovi la pratica firmata, portatela all'avvocato e che si faccia sentire al più presto. Va bene, grazie, commendatore. Permesso. Ah, ecco Muscello, il fedele Muscello. Vieni, avanti, avanti, avanti. Grazie, commendatore. Eccolo qua. Muscì, io ti avevo pregato di acchiappare il gatto nero e di portarlo lontano. Anche l'avvocato Donati me l'ha detto e ripetuto un sacco di volte. Ma quel benedetto gatto, commendatore, tiene i diavoli in corpo. Corre di qua, corre di là, mi scappa sempre e non riesco ad acchiapparlo. Ma forse tu non lo sai acchiapparlo. Ed è giusto che non tutti sanno acchiappare i gatti. No, signore, commendatore, quella è questione che... Tu stai con me da quanto tempo? 5 anni. Da 5 anni. Allora, con quella confidenza che io ti autorizzo, tu mi dici, commendato, io quel gatto non lo so acchiappare, facetemi sta guerra e io provvedo. No, commendato, io potrei. Dillo, su. Ma quando è così, commendato, mi dica che quel gatto io non lo so acchiappare. E io ti licenzio. Mi licenziamo? E ti licenzio. E come? Licenziando, ti passo per l'amministrazione, ti pigli i soldi, la liquidazione e te ne vuole. Perché quando io do un ordine in questo stabilimento voglio che venga rispettato. Amico mio, io fra mezz'ora devo uscire. Se trovi il gatto nero in mezzo alle scale, richiediti licenziato. Ma io non... Va. E va bene. Va meglio. Mannaggia la morte, io per un gatto devo essere licenziato. Che ci può fare? Se ti conviene, così è. Io assumerò un impiegato che sa acchiappare i gatti neri. Di là c'è il ragionier Belisario Malvurio. Il ragionier Belisario Malvurio. Il ragionier Belisario Malvurio. Il ragionier Belisario Malvurio. Basta. Ma che deve venire? Il terremoto deve venire. Ma come adesso? C'è il sole adesso. Sarà una nuvola di passaggio, commendatore. Quello è Malvurio che è di passaggio nel rione. Andate, Mazzarella, fatelo passare. Ma mi raccomando però, state attenti coi colleghi. Al minimo cenno di aiuto accorrete tutti immediatamente. Va bene, commendatore. Permesso? Avanti. Buongiorno, direttore. Buongiorno. Ma che fate? Vi sputate addosso? Secondo le vostre regole avete visto qualche cosa che non va? Presenze nefaste qui non ce ne sono. No, ma questo è uno scongiuro che si adatta per qualsiasi avversità. Che tempo? Da un momento all'altro. Già, c'era un sole che spaccava le pietre. Al vostro arrivo qua, chissà se ci salveremo da un secondo diluvio universale. Siamo di marzo. Marzo è pazzo, lo sapete, no? La colpa è del marzo. E di chi?
Io lo so di che, ma non lo posso dire. Accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Che venite da casa? No, dallo stabilimento. Sono 6 chilometri e il tempo ci vuole. No, ho domandato perché vedo che avete con voi ombrello, impermeabile, le galosce, pronto per lo sbarco. Ho portato tutto con me da stamattina. Oh, avete previsto la pioggia. In questi tempi, commendatore, sarebbe un'imprudenza uscire di casa senza portare con sé l'ombrello, l'impermeabile. Comunque avete previsto la pioggia e questo è importante per ciò che sono costretto a dirvi. Non capisco. E mi capisco io. Commendatore, l'ho preso. Si era nascosto dietro il garage. Vieni qua, fammi vedere. No, è lui, è lui. Voglio controllare, fammi vedere. Allora, state accorti che state accorti. State accorti. E chi è? Gatto. Che gatto? Non lo conosco. Questo è macchiato bianco. Il mio è nero, con l'orecchio piegato. Commendatore, vedete se potete arrangiare. Ma che devo arrangiare? Va, che tu sai dove sta, va. Io sto correndo tutto il palazzo. Cammina, cammina. Vedo che siete alle prese con un gatto nero che vi ha tagliato la strada. Sentite, io non ho tempo da perdere con voi. Vi basti sapere che quello che ora vi dirò è la mia irrevocabile decisione. Dunque, a chi fu fatta la proposta per l'affare Baccelli? A me per primo. E l'affare Baccelli, ottimo, per la mia azienda, non si conclude più. Mi dispiace. 6 mesi fa. Il giorno del mio compleanno, chi mi venne a ossequiare per primo con un mazzetto di fiori mentre io scendevo dalla macchina dicendo con buona salute, commendatore, chi fu? Io. E che mi successe? Io scivolai, cadi, mi spezzai una gamba, sono rimasto 40 giorni a letto, immobilizzato. Un anno fa, foste voi a consigliarmi di licenziare il mio impiegato De Biase, adducendo nel vostro rapporto scritto De Biase parla troppo e sottolineaste la parola parla. Sicuro, e ancora lo sostengo. Lo sostenete? Parlava troppo. È diventato mutto. E la colpa è mia. La sua malattia è dovuta a un fatto nervoso, quello farfugliato. Ma che farfugliato? Ma non diciamo sciocchezze, andiamo avanti. Chi è arrivato qua 5 minuti fa, quando si è scatenato il secondo diluvio universale? Io. Voi, sempre voi, Belisario Malvurio. Belisario Malvurio. Lo sentite? Quelli vi conoscono. Ma commendatore, queste sono buffonate. Vorreste addossare a me la responsabilità di certe vostre fissazioni. Ma parlate chiaro, cosa volete intendere con queste allusioni? Voglio intendere questo, amico mio, che per tutte queste belle ragioni io sono costretto a licenziarvi. Allora, secondo le vostre immaginazioni, voi mi credereste? Malaugurio. Malaugurio, badate a quello che dite. Avete capito male, ho detto Malvurio. No, ho capito bene, malaugurio. No, signore, avete frainteso, ho detto Malvurio. Non ho frainteso, avete detto malaugurio. Ebbene sì, siete malaugurio. Voi siete iettatore. I vostri non sono occhi, sono raggi mortali. Voi siete telluri come Stefano, catastrofico. Voi siete il terremoto di Messina. Benissimo, io sono il terremoto di Messina, sono apocalittico, catastrofico, tellurico, ma voi mi pagherete. Ah, io sono disposto a pagarvi a peso d'oro pur di non vedervi più. Commendatore, l'avvocato Donati vi fa sapere che la macchina nuova non può uscire, c'è un guasto allo spinterogeno. Ma la macchina nuova? Ci sarebbe l'altra, ma è scoperto. Ma no, poi è già tardi, adesso si è fermato. Pure il mio, pure quello del corridoio si è fermato, commendatore. Il mio cammina. Già, il suo cammina. Bisogna dare la carica agli orologi. Siete sempre a risposta, però. Sentite, spirito, telefonate per un tassì, poi chiamate l'albergo, dite che mangeremo lì, ma non fate sentire. Va bene. Come avete sentito? Gli orologi si sono fermati. E la colpa è mia. La macchina nuova si è bloccata. E la colpa è mia. Sentite, non voglio protrarre oltre questo increscioso colloquio. Vi prego di andare. Va, per adesso va. Ma non crediate di cavarvela così. Andrò fino in fondo. Bravo, ma hai da fare una carità. Andare tanto in fondo da arrivare fino a casa vostra, all'inferno. Arrivederci. No, che arrivederci. Addio, caro figlio. Addio, mio te. Noi, Malaugurio, c'è un suetto che non stiamo. Commendatore, gli è andato via? Sì, è andato via, liquidategli fino all'ultimo centesimo e che non ne senta più parlare. Va bene. Ah, fuori c'è un tale che dice di chiamarsi San Maria. Ha letto l'annuncio sul giornale. Fatelo passare. Accomodatevi. È permesso? Avanti. Come vi chiamate? Alberto San Maria. Non ho capito. Alberto San Maria. Il sole! Siamo di marzo, commendatore!
mamma mia, bella! E dove stava il signore? Di là che aspettava di essere ricevuto. Prego, prego, giovanotto, accomodatevi. Commendatore, commendatore. Scusate, scusate, abbiate pazienza, scusate. Commendatore, ha telefonato Nicolella dall'Albergo Reale. Vi fa sapere che, contrariamente a quanto vi aveva comunicato, il Cavalier Peluso può rimanere a vostra disposizione fino a dopodomani, così potrete discutere l'affare con calma. Ed era questo che voi desideravate. Bene, molto bene. Avete visto, Sfiri? Ho visto, commendatore, ed è apponente, apponente. Gobba apponente, luna crescente. Gobba a levante, luna calante. Ma quella cresce, andate. Sì, 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 buongiorno, scusate. Caro giovanotto, ma prego, prego, accomodatevi. Scusate se vi ho fatto aspettare. Prego, prego, comodo, comodo. State comodo, sì. Molto gentile, molto. Piacere. Molto bene, molto bene. Dunque? Vi dico subito che la mia divisa è quella di lavorare onestamente e con impegno. Io sono impiegato attualmente presso la ditta Omer, un cartificio. Ma poiché ho saputo che avete un posto libero ed è nota la serietà della vostra azienda, desidererei farne parte anch'io. Bene, bene, molto bene. E quali sono le vostre mansioni? Ragioniere contabile. Ecco. E lo stipendio? 200 lire mensili più gli straordinari. Molto bene. Beh, io vi assumerò. Anzi, se non avete nulla in contrario, io posso assumervi anche adesso. Scusate. Pronto? Sì. No. Voi dite veramente. E qua? No, volevo sapere i dettagli. Vabbè, vabbè, mi farete sapere poi con comodo. Grazie, grazie della bella notizia. Donato, sì. Scognamiglio ha ricevuto i sacramenti questa mattina, mezz'ora fa, è morto. Addio causa, quello non ha eredi. È stata una fortuna. Sentite, Santa Rita. No, no, San Maria, San Maria. Perdonate, San Maria, io leggo dal vostro sguardo che voi siete un giovane meritevole di ogni incoraggiamento. 300 lire al mese, vanno bene. Grazie, ma vedete, io ho molti impegni, la vita è cara. E la ditta Omer 300 lire me le avrebbe date se le avessi chieste. Su, via, accontentatevi. Ci penserò, terrò presente. Ecco, tenetemi presente. Commendatore, un telegramma. Dunque, Baccelli accetta prezzo ultimo offerto, 80 lire metro quadrato, attende per immediata stipula contratto. Buongiorno. No, dove andate? Voi dovete restare. 500 lire al mese. 500? Ma vedete che io poi... Via, via, non mi fate pregare. Commendatore, l'ho preso! Vieni qua, fammi vedere, bravo, bravo, fammi aprire. Sì, 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 è lui, è il gatto nero, portalo lontano, non l'ammazzare che sono 7 anni di guai, sai? Portalo a sperdere, lontano, lontano. 600 lire al mese. Ma, signor commendatore, commendatore, l'autista dice che se volete la macchina è pronta, ha potuto ripararlo. 700 lire! 700, guardate che io accetto. Ma voi dovete accettare, io ho bisogno di un segretario particolare, voi ne siete il modello. Voi starete sempre con me, vicino a me. E mi lasci in pace. Scusi, commendatore. Ma che c'è? E mi dà fastidio. È mezz'ora che mi sta addosso, sulla spalla. Andiamo, spirito, ma che modo di importunare un collega. E poi a parte tutto. Ma come io lo pago e voi ci state vicini, ci devo stare vicino io. Da quella parte, prego. Grazie. San Maria, sì, veramente, vi voglio fare. Ah, se il mio compartimento è non e di rendere... Ma poi si dice che io sono un maniaco, un fissato. Un terzo della mia produzione agricola è stato un affarone. E pensare che non voleva accettare le mie condizioni. Brava, brava, è stato un affarone. Quando mi fa piacere. E cos'è che l'ha convinto? Cos'è che l'ha convinto? Che ci ho mandato San Maria, cara mia, San Maria in 2 giorni ha fatto quello che avvocati, ragionieri, amministratori non hanno saputo fare in un anno di trattative. Ci è andato quel ragazzo e in 4 e 4 8 ha combinato tutte cose. Quanto è intelligente, è furbo. Già, poi porta bene, alla gobba. Ma tu perché fai dell'ironia fuori luogo? Cerva, tu sei contenta e pensalo come vuoi. Il tuo San Maria nessuno te lo tocca. Se non altro è servito a darti quella certa tranquillità di spirito. Altrimenti piano piano ti avrebbero portato al manicomio. Signor, scusate, è arrivata la sarta. Ah, grazie. Vieni pure tu, Rosina. No, no, no. Rosina, aspetta un momento, siediti. Io ti voglio parlare. Dimmi, papà.
È un po' di tempo che ho notato in te un certo cambiamento nel tuo stato generale. Se lo dici tu, papà. Di Adrida, è passata o sta passando? Può darsi che stia passando. Bravo, bravo, mi fa piacere. E non uscite con gli amici stasera? No? Niente. Prima volevi che non uscissi mai. Prima era diverso. Adesso leggo nel tuo sguardo tutta la sincerità della tua promessa. Grazie, papà. Preferisco stare in casa. Ho un bel libro, poi me ne vado a dormire. Permetti? La sarta ha portato anche il mio vestito. Rosì, la sarta ha portato il tuo vestito. Vattelo a provare, com'è bello. Hai sentito? Che cosa? Grandi notizie. Rosina è cambiata. Tutto lavoro per quel bell'imbusto è sfumato. È giovane. Te l'ho detto tante volte, non darci peso, le passerà. Era una semplice simpatia. Dio ci scampi e liberi dalle semplici simpatie. Pure la nostra è stata una semplice simpatia, mira com'è farduco. Come sei spiritoso. Sta scherzando. Senti, ma chi era questo giovanotto? Un bravo ragazzo, di bella presenza, colto. Ma tu ci hai parlato? Sì, sì, me lo presento Rosina in casa di vita. Ah, non ho capito chi deve essere questo bel tipo, uno dei soliti però di giorno, scansa fatiche, quello ha fiutato la dote della ragazza. Ti sbagli, e se io mi ero mostrata favorevole ad un fidanzamento, era perché il giovanotto si era mostrato molto diverso da quello che tu immagini, un ragazzo serio invece, impiegato. E mia figlia avrebbe dovuto sposare un semplice impiegato, ma per amore Dio. Quanti sentimenti sono buoni, lo stato sociale passa in seconda linea. Ma del resto tu non hai voluto e io non ho insistito. Tanto più che Rosina pare non ne sia rimasta molto addolorata. E in questo tu non credi che c'entri San Maria? Ah certo, si capisce, io stavo col pensiero. È bastato che San Maria entrasse in questa casa perché il bollente e tragico amore di Romeo e Giulietta, per cui la nostra casa stava per andare in rovina, finisse così, come per incanto. Ah, Gerva, tu ragioni come un ragazzo, faccio buoni canti, sto proprio a sentire. E fai male, perché se invece tu mi stessi a sentire più spesso, le cose andrebbero molto meglio in questa casa. E io invece ti dico, a Rosa, beh, questo maledetto difetto, che mi lascio con Manuccia Trullo, mentre si sta parlando una cosa che mi fa scipazzo a me. Mo a due, Teresa! Accomodatevi, avvocato. Adesso vado a chiamare il commendatore. Grazie, grazie. Prego. No, aspettate! Che c'è? Non la prendete. E perché? Nella borsa c'è qualcosa di importante. Sì, una causa che devo studiare. Oh, mi dispiace, mo la perderete. Oh, mi fa piacere, perché? Come perché? Perché è caduto per terra. E beh, è un cattivo segno quando cade per terra un documento scritto al quale si attribuisce molta importanza. Ah, ma tu sei pazza! Aspetta! Ma che c'è? Voi non ci credete, va bene, ma io per scrupolo di coscienza vi devo avvisare che rimedio c'è. Sentiamo questo rimedio. Dunque, prima di prendere l'oggetto, l'interessato deve fare una capriola, così la situazione si capovolge e tutto ritorna come prima. Questa è la regola. Domandatela al commendatore. Io ci credo alle regole del commendatore contro il malocchio. Ma non dire sciocchezze, piuttosto vai ad annunziarmi che hai perduto da capo pure tu. Io vi ho avvisato io. Fate come volete voi. E io ti ringrazio tanto tanto. Avvocato! Scusate, commendatore! Ma che state facendo? Mi era caduto il portasigarette e non lo trovavo. Strano modo di cercare il portasigarette. È vero. Eravate curiosa, a capo sotto, i piedi in giro. Sì, dovevo essere veramente buffo. E allora? Dunque, commendatore, vi ho portato il contratto di fornitura per la ditta Mauri. Uh-huh. Dovete solo firmarlo. Quest'altro, invece, è il progetto dell'ingegner Botta. Commendatore, è arrivato San Maria. San Maria, avanti, avanti! Accomodatevi! Grazie, grazie. È permesso? Cucù! Sono io! Buonasera, mio. Carissimo, carissimo, benvenuto, benvenuto, caro San Maria. A che debbo la gioia, il piacere della vostra visita? Ho portato la bozza del contratto per il Marchese di Santa. Molto bene, già pronto, ma bravo, bravo, bravo. Sì. Complimenti. Grazie. Beh, commendatore, io vi lascio. Sì, per l'affare di Santo sapete come regolarlo. Senz'altro, preparerò tutto per regolare ogni cosa. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, avvocato, buonasera.
Allora, commendatore, posso andare anch'io? Ma no, via, via, siete appena arrivato, ragazzo. Via, fatemi un poco di compagnia, vi dispiace. No, figurate. Caro ragazzo, non potete immaginare quanto io vi stimi, quanto io vi voglia bene. Io ne sono contento, ma non felice. Non felice? E perché? Perché non è senza ragione che tutti mi vogliono bene. Oh, la ragione c'è. Siete un giovane simpatico, intelligente, lavoratore. Sono gobbo. Sono gobbo. Gobbo. Ah, per questo io non me ne ero proprio accorto. E invece lo sono. Siccome si crede che il gobbo porti fortuna, quando mi vedono tutti mi guardano contenti, soddisfatti. E se possono, come nulla fosse, cercano di passarmi vicino, tanto vicino da toccarmi la gobba con un gomito, con una mano. Meschinità. Già. San Maria, accomodate. Facciamo quattro chiacchiere. Prego, prego, prego. Prego, prego. Vi voglio parlare. In questi ultimi giorni siete cambiato. Non siete più del solito umore. I primi giorni eravate sempre allegro, di buon umore, sempre con la battuta pronta. Che è stato? No, niente, commendatore. No, no, niente, è troppo poco. Qualche cosa c'ha da stare. Io avevo deciso di parlare, ma ora mi manca il coraggio. E via, su, su, sentiamo, sentiamo. Ecco, sono appena 20 giorni da che mi trovo alle vostre dipendenze e credo di essere stato sempre ligio al mio dovere. Ma certamente. Ma con mio sommo rincrescimento, commendatore, sono costretto a licenziarmi. A licenziarmi? E perché? Per una ragione importantissima. Ma più che altro per l'affetto, per la stima che io sento per voi. Non capisco, San Maria, a licenziarvi, ma perché? Vi ho forse trattato male? No, affatto. Non so, c'è qualcuno che vi perseguita. Volete occupare il posto di qualcun altro? Volete occupare il posto dell'avvocato Donati? Io lo licenzio a Donati, chi l'è male a uno? No, ma non si tratta di questo. E allora, non mi tenete sulle spine, sentiamo. Commendatore, io non posso più rimanere con voi perché... Perché? Perché... Perché? Perché sono innamorato. Siete innamorato? San Maria, mi stavate facendo partorire. Santo Dio, siete innamorato, ma è una cosa normale alla vostra età, siete giovani. E va bene, sentiamo chi è questa signorina, perché io vi darò il mio aiuto affettuoso, disinteressato. Prima di tutto, è una brava ragazza. Ma è un angelo. È di buona famiglia? Ma certamente. Le avete parlato? No. I giovani d'oggi. Sembra che vogliate fare chissà che cosa, poi stringi, stringi, siete timidi. Volete che le parli io? No, no, commendatore. E allora, sentiamo chi è. Ebbene, già che volete saperlo, commendatore, io ho osato alzare gli occhi su vostra figlia, la signorina Rosina. Rosina, capisco. Vi rendete conto adesso del mio disagio? Io so quanto valgo, so quello che sono. So che una ragazza come la signorina Rosina non potrà mai amare un modesto impiegato come me, ma soprattutto un essere come me. Voi siete sempre stato comprensivo con me e perdonerete questo peccato del mio cuore. Mi avete commosso. Ora vado, commendatore. Buonasera e scusatemi ancora. San Maria, ma ditemi una cosa. Ma voi vi credete proprio tanto infelici? Commendatore. Voi mi avete guardato bene. Lo so, ma non state così curvo, piegato. Voi siete un pezzo di giovane, state curvo, piegato, sembrate bassino. Voi siete... Ma state su, aprite, aprite il torace. No, di più, aprite. Ancora di più, così. No, chiudete, chiudete, andate retto. Commendatore, io non mi faccio illusioni. Magari. Ah, commendatore, come se non vi avessi detto niente. Io ve lo chiedo da uomo a uomo. Niente. Siamo d'accordo. San Maria, ma voi mi volete proprio lasciare? Io poi che c'entro in questo dramma amoroso? Sì, commendatore, se mi volete bene è necessario. E come volete voi? Commendatore, voi non meritate un simile dolore. Ah, no, sono io che chiedo perdono. No, commendatore, io non posso no, permettere. No, San Maria, no. San Maria. Buonanotte, papà, io vado a letto. Come, che hai detto? Andiamo a letto, ho sonno. Anch'io ho sonno, buonanotte Gervasio. Momento, scusate, è presto, sono appena le 10. Facciamoci un poco di compagnia, facciamo quattro chiacchiere. Parleremo domani, Gervasio, adesso non ne ho voglia, buonanotte. Un momento!
Voi non sapete niente? Che dobbiamo sapere? E che dovete sapere? San Maria se ne va. Ma perché se ne va, papà? L'hai licenziato? Senti, senti questa stupida. L'ho tenuto 7 anni dalle monache per farle pensare che io possa licenziare un impiegato modello come San Maria. Ma che motivo avrei avuto per licenziare San Maria? Non lo so. E se tu lo sai, state zitto. Vabbè, ma lei voleva sapere. Non andate a sapere niente, ma fate una carità. State qua, fatemi compagnia, ma non parlate, perché voi dite delle sciocchezze. Pronto? Sì? Subito. Papà, è lo stabilimento di San Giovanni, il custode vuole te. E parla chiaro, dammi qua, parla forte, voce, voce. Le monache me l'hanno rovinata, sta ragazza. Pare che te ne ha zambugnello in campo. Passa anche gli abbellimenti di San Giovanni. Pronto? Sì, sono io, San Giovanni. Sono io il commendatore, dimmi. No. Oh, madonna mia, quando è successo? 10 minuti fa. Eccoli, ci siamo. E avete chiamato i vigili. Avete usato gli estintori. E chiamate l'avvocato Donati, sto parlando. Oh, chiamate Donati, che venga immediatamente sul posto. Ma certamente, io vi raggiungo immediatamente. Sì, sì, vengo subito. Ma che è successo? Lo stabilimento è in fiamme. Ma com'è stato? Io lo sapevo che qualche cosa doveva succedere. E pare un cortocircuito. Tina! 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 È agitato! Lo stabilimento se ne va in fiamme! Dall'autista che prepari la macchina, devo uscire! Subito! Ci stanno prima queste case! Ma che c'è della casa? Le conseguenze. Ah, Madonnina di Pompei. Madonna del Carmine. Santissima Vergine. Ah, permesso. Scusate, ho dimenticato la borsa. Ma cos'è successo? Mio marito è caduto e si è spezzato una gamba. Si è spezzato una gamba? Ma no, magari sarà solo una piccola contusione. Commendatore, provate ad alzare. E come faccio? Alzatevi. Ed ora provate a camminare. No. Camminate, camminate, camminate. Prima l'una e poi l'altra. Prima l'una e poi l'altra. Prima l'una. Ecco qua. Ecco. Grazie, San Maria. Il telefono. Prego, prego. Scusatemi, ditemi. Pronto? Ah, Donati, dite, dite. Veramente, il fuoco è stato circoscritto. Grazie, grazie assai, assai. E dov'è, dov'è? Ah, nei vecchi magazzini deposito, quelli che si dovevano demolire. Grazie, veramente grazie, grazie. E alimentate il fuoco, sì, mandate via i vigili, lasciate bruciare tutta. Sì, 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 no, io non posso venire. Vabbè, vi raggiungo appena possibile, tanto ormai tutto procede bene. Grazie assai, grazie. Un lieve incendio dei vecchi magazzini deposito già destinati alla demolizione e che l'assicurazione mi dovrà pagare. Oh, io ho fatto un affare. Vai di là e fatti degli impacchi di acqua fredda, vai. Signorino, non c'è bisogno, è passato. Io sono guarita. E potesse pure abballare, volete vedere? Ma come si è sviluppato questo incendio? San Maria, non stiamo a ricercarne le cause. Io ci ho pensato bene, voi non mi dovete lasciare. Ma dove lo trovo io, un impiegato modello come a voi? Vi prego, aspettate pochi minuti nel mio studio e spero poi di darvi una buona notizia. Ma signor commendatore, io poi non vorrei... Abbiate fiducia in me. E va bene. Là sulla scrivania c'è l'album delle fotografie di quando io ero piccolo. Basti, io vado a letto. Rosy, resti ancora sveglia tu. No, vado a letto anch'io. No, no, un momento. Io vi devo parlare, si tratta di una cosa importante che non posso rimandare. Ma di che si tratta? Un momento, non è che uno apre la bocca e parla. Un pensiero prima si formula nel cervello, poi si esprime con la parola. Dunque. Che ti senti, papà? Gervasio, che è stato? Il cuore.
il cuore ammalato. Possibile? Per quanto io sappia, tu sei stato sempre sano come un pesce. Non ho mai detto niente per spaventare nostra figlia. Papà, ma sei stato dal medico? Hai avuto delle medicine? Sì, come no. Ma ha detto, caro commendatore, più che cure, medicine, dovete stare calmo, tranquillo. Nessuno vi deve contraddire. Rosina, cara, vuoi bene a papà? Tanto, papà. E credi che papà tuo sarebbe capace di renderti infelice? No, papà, non lo credo. Eppure, ma guarda, com'è strana la mente umana. Da stamattina chi mi frulla per la testa? Mio padre, tuo nonno. Era un bell'uomo, Un corazziere, perfetto nel suo fisico, eppure suo padre, mio nonno. Poveretto, chi l'avrebbe detto, con un fisico come quello, con una gobba grande come quella di San Maria. Ma che c'entra San Maria? Che c'ha la gobba San Maria? Ma perché vorresti dire che San Maria non è gobbo? Ma per l'amor di Dio, ma non diciamo eresie. Ma dove la vedi questa gobba? Ma quello è un atteggiamento, è un ragazzo sportivo. Quello tira di boxe, capisci? Allora naturalmente la guardia lo costringe a questo atteggiamento. Ma perché non è la guardia? Ma mio nonno altro che guardia, mio nonno aveva un baule sulle spalle. Ora guardate lì, non se lo fosse un discendente di quella razza, ora è il caso di domandarsi. Come poteva venire fuori da un fisico così poco armonioso quell'Apollo di mio padre, è vero, Teresa? Già, è vero. E la moglie, donna bellissima. Come poté sposare un uomo così poco armonioso nel suo fisico? Io non capisco, papà, ma se tua nonna sposò tuo nonno, che poveretto non aveva un fisico impeccabile, vuol dire che gli voleva bene. E quando si vuol bene, l'amore è cieco, si sa. Ecco, l'amore è cieco. Io qua ti volevo e ci sei arrivata. Ma mia nonna cieca non lo era, cieca d'amore, lo diventò piano piano quando si accorse che quei tali sentimenti che per i quali una donna rimane avvinta, innamorata, possono essere racchiusi anche in un fisico poco armonioso. E noi ne abbiamo esempi della storia, non so, uomini d'arme, uomini di cultura, Leopardi, proprio il massimo, Leopardi. Ma in quel fisico deforme che spirito aleggiava... Però sì, belle papà, ma tu sei una ragazza intelligente, di verità. Avresti sposato Leopardi? Sì, papà, Leopardi sì. Hai sentito? Questa è una ragazza che sa il fatto suo, è pratica, va al sodo della vita. Avrebbe sposato Leopardi. Noi, per merito suo, saremmo diventati i suoceri di Leopardi. Già, ma io non capisco che c'entra questo con tutto quello che volevi dirci. E c'entra, perché volevo dire proprio questo. Però sì. Belle papà, c'è un uomo che ti ama, che soffre per te. Lo so, ma che non potrò mai sposare perché tu non vuoi. Ah, ho sfaticato, il cacciatore di dote. No, io parlo di un'altra persona. Alludevo a un uomo degno della tua condizione sociale, della tua educazione, un tipo simpatico, un tipo, non so, direi, un tipo leopardiano. Beh, ti direi, papà, lasciami pensare e riflettere. E allora il momento di dare questa risposta a papà tu è venuto. E chi è? Oh, non facciamo storie e ragioniamo con calma. Io non sto parlando. Oh, tu non parli, ma io ti sento lo stesso. La tua loquacità sta nel silenzio. Ma chi è? Ah. Ancora male, papà. Calma, niente paura. Sono fitte, capito? Vanno e vengono. Insomma, ma si può sapere chi è questo tuo raccomandato? Non gridare. Dove è coso là, sulla punta della lingua, che Alberto San Marino. Ah, il gobbo! Non gridare, che quello sente. Allora, sì. Papà, non posso. Sì, è un bravo giovane, gentile, educato, ma non avrei mai pensato che mi avresti proposto un tipo simile. Ma come, tu poco fa hai detto... Ho detto sì, ma ora ti dico che non posso. Non hai voluto che mi fidanzassi con un uomo che mi adorava e che io adoro solamente perché ti avevo detto onestamente che era povero. Ma tu non si fa sposare uno senza arte del parco. Tu hai una dote, figlia cara, una dote. E che possiede San Maria? Niente! Ma come, San Maria non ha niente? San Maria ha una grande proprietà. È intelligente, è onesto, è lavoratore. Papà, ma io... Commendatore, scusate se vi disturbo, ma io vado via. Non vi serberò rancore. Io porterò con me questo dolore e voi non ne avrete rimorso. Buonasera. Aspettate, San Maria, dove volete andare? Certamente ogni cosa vuole il suo logico ragionamento. Scusate, non è per voi, ma voi dovete comprendere. Come si può pretendere che una ragazza possa cambiare la vita da un momento all'altro? Il matrimonio è un passo decisivo e questo passo va studiato, ponderato. Ah,
Ha ragione mia moglie, il matrimonio va studiato, va ponderato, e noi lo studieremo, lo pondereremo come abbiamo ponderato il nostro. Che se l'avessimo ponderato... Gerva, parliamo seriamente. Ma io seriamente sto parlando. E allora ti dico che mia figlia non sposerà mai l'uomo che non ama. No, io vado via. Aspettate, ma che mi volete fare? Sci pazza, bestia. Tu pazzo lo sei già, ma io no. Perciò ti dico chiaro e tondo a San Maria, con tutto il rispetto che gli porto, a mia figlia e moglie non gliela do. Andiamo a letto, Rosina, andiamo. Non gliela do. E gliela darò io, hai capito? Perché non si ostacola l'amore di due cuori innamorati. San Maria, io sono mortificato, mia moglie è pazza. No, è madre. E io sono padre, che vuol dire? San Maria, non mi preoccupate. Voi piacete a me e basta. Ma la cosa importante è che io devo piacere alla signorina Rosina. Non, signore, voi dovete piacere soprattutto a me. E voi mi piacete, voi siete un giovane simpatico, intelligente, spiritoso. San Maria, io vi sposerei a voi. Che cosa dite mai, commendatore? Voglio dire, se fosse signorina non avrei difficoltà a innamorarmi di voi. Non vi dovete avvilire, qua ci vuole insistenza da parte vostra e da parte mia. Credete che io abbia finito adesso? Io adesso metto la sveglia. Ogni due ore si riprende la discussione e lo faccio per il loro bene. Intanto voi questa sera resterete mio ospite, non vi muoverete da qui. Tina! Tina! Non vi preoccupate, quella mia moglie allora è contenta quando mi può contraddire. È madre. E io sono padre. Commendatore, avete chiamato? Sì, prepara subito la camera degli ospiti. È già pronta, è sempre pronta. Quella sta sempre là. Va attento, va. Voi sarete un uomo felice e felice lo sarà anche mia figlia. Voi preoccupatevi solamente di volerle bene. Questo per la vostra coscienza di uomo e per la mia di padre. Oh, domani mattina la sveglia a che ora? Di solito voi vi svegliate, non so, le 6, 6:30, le 7. Vogliamo fare una cosa? Non vi svegliate. Come non vi svegliate? Voglio dire, non vi date pena. Quando vi svegliate, vi svegliate. Ma in ufficio poi? È in ufficio, mi giustifico io sono il proprietario. No? Come colazione, di solito caffè, latte, burro. Come volete, sì. Vabbè, ci penso io, un bel vassoio, caffè, latte, burro, marmellato, biscotti e un bel cesto di frutta. E mangiatela tutta, Alberto, vitamine, vitamine. Andate, andate, tranquillo, sereno, sì. Riposate bene. E buonanotte, Alberto. Buonanotte, figlio mio. Buonanotte, commendatore. Ecco, ma mi fai dispiacere. E io ti ho detto buonanotte, figlio mio. Come si risponde? Signor commendatore, io non posso permettere... Beh, va a piacere. Guarda, io fra un poco devo riprendere la discussione. Vorrei stare sereno d'animo. Ho detto buonanotte, figlio mio. Come si risponde? Buonanotte, pa? Buonanotte, pa? Papà. Papà, brava, vai, figlio mio, vai, vai. Madonna santa. E gli auguri di mamma, che si scusa, ma non è potuta venire. Oh, grazie, molto gentile. Alla felicità degli sposi e alla vostra. Auguri. Tanta felicità, auguri. Permettete? Prego, grazie. Prego.
E grazie ancora. È una signora veramente ospitale. Signori, signori, salute. Beato chi si vede. Lo so, sono in ritardo. La cerimonia è già finita. Si sono sposati e hanno avuto anche un bel maschietto. Ma la colpa non è mia se arrivo in ritardo. Ho incontrato per strada un carro carico di paglia. Ho cambiato strada e neanche a farla apposta mi imbatto in un funerale. Ho affrettato il passo, ho preso l'autobus per fare prima. Ne mi volta dietro di me a chi vede. Chi? Due suore della misericordia. Sono sceso di corsa e cosa mi viene incontro? Il furgone dei carcerati. Vuoto. Tutti segnali negativi. Porta sfortuna. Spirito, anche voi avete di queste fissazioni, sì? Fissazioni? Domandate al commendatore. E ti pareva. A proposito, ma il commendatore dove sta? Nell'altro salone con alcuni invitati. Molti sono già andati via, eh? Restate con noi. Questo è il reparto invitati di seconda categoria. Tina, ma chi è? E chi lo conosce dice che è un amico dello sposo. Non sono riuscito a sentirgli dire una parola. Mangia e fuma. Tiene una brutta faccia, però, mamma mia. Ah, ecco il commendatore. Viva il commendatore! Viva il commendatore! Viva il commendatore! Viva il commendatore! Per cortesia, non amo sentire applausi, mi danno fastidio, non mi sento bene. Ma è per augurio, per ammirazione. Sì, lo so, ma ho le mie ragioni, non voglio sentire applausi. Per favore, lasciatemi solo con l'avvocato Donati che dobbiamo parlare. Fate una cosa, andate a vedere i regali di nozze, l'avete visto? No, commendatore, non li abbiamo visti. Tina, accompagna i signori a vedere i regali di nozze e stai attenta. Come stai attenta? Voglio dire, attenta che non si rompa niente, è tutta roba delicata. Ma accompagna i signori, è stata accorta a uscire. Prego, signori. Grazie. Quando sono belle, quante belle cose accomodate. Avvocato, voi che ne pensate di quello che vi ho confidato? Ma a me sembra fuori luogo questa vostra preoccupazione. Certo, quando una figlia si sposa per un padre è sempre un dolore. Ma questo matrimonio siete stato voi, proprio voi a volerlo. Appunto per questo non sono tranquillo. È una settimana che io, pensando a questo giorno, non dormo più. Io ho sempre sperato nel matrimonio di mia figlia per avere un giorno fra le braccia un nipotino sano, robusto. Ma io non sono tranquillo, non sono tranquillo. Io stanotte mi sono fatto un sogno tremendo che solo se ci penso mi vengono i sudori freddi. Un brutto sogno? No. E che avete sognato? Raccontatemelo su. Mi sono sognato che era notte e stavo davanti a un grande palazzo disabitato, un castello. Fuori piovevo, fulmine, saette, maronna mia, tuoni. Io sono entrato in questo palazzo, ho cominciato a salire le scale e mi sono trovato di fronte un signore alto con la barba, il sigaro, che mi ha domandato, dice, dove vai? Dico, io vado da mia figlia Rosina, che oggi si festeggia il battesimo della bambina che è nata una femminuccia. Ah, ha detto questo signore, vieni, andiamo a vedere questa femminuccia, andiamo. E ha cominciato a salire le scale e io appresso a lui. A un certo momento questo signore alto con la barba si è trasformato in Don Girolamo, il nostro confessore di famiglia, il quale si è avutato vicino a me e dice, commendatore, ho preparato un altare con circa 200 candele, ricordate, 200, e si è trasformato pure lui, questo personaggio, e è diventato un corvo. E ha cominciato a volare, e si è disperso nell'aria. A un certo momento ho sentito una risata satanica, proprio diabolica, ed è comparsa mia moglie. O era mia nonna, o era mia moglie vestita da mia nonna, ma non mi ricordo, che lei è capace di tutto. Comunque si è avvicinata vicino a me con un cofanetto fra le mani e ha detto, Gervasio, guarda che bel regalo, la zia di Alberto ha mandato a Rosina. L'ha aperto, era pieno di gemme preziose. No, avvocato, che le portano male auguri. E allora io mi sono avvicinato a queste gemme, stavo quasi per toccarle, ma in quel momento mia moglie si è trasformata improvvisamente e attorno a noi sono comparsi gruppetti di bambini, tutti vestiti da maritarette, tutti gobbi, capeggiati da mio genero che diceva, vieni come da tu, vieni come da tu, vieni come da tu.
signori applaudivano, no? Proprio come fanno gli impiegati qua in casa. Ecco perché non li posso sentire, mi danno un fastidio. E io ho cominciato a salire le scale, a seguire questi gruppetti di gobbetti, di nanetti, no? E siamo entrati in un grande salone. Al centro del salone c'era un letto, e sul letto c'era mia figlia Rosina, vestita di nero, che piangeva, poverina, in un mare di lacrime. Ai piedi del letto ci stava la cameriera, Tina, che pure lei piangeva e nuotava in questo mare di lacrime. Io mi sono avvicinato al letto dove stava mia figlia, anch'io nuotando, strano poi perché io non so nuotare, mi sono avvicinato e ho detto, Rosina, figlia mia, ma perché piangi? E lei mi ha detto, guarda papà, guarda la tua nipotina. E mi ha fatto vedere una bambina, ma quanto era bella, avvocato, oh, belli capelli biondi, quanto era bella. Io l'ho abbracciata, stretta, e questa bambina ha cominciato a gonfiarsi, e le è spuntata una gobba davanti e un'altra di dietro. Io l'ho lasciata andare per lo spavento, ma sta povera creatura non è caduta per terra, no, è rimasta sospesa per aria, e mi guardava con gli occhi cattivi, e piangeva, povera figlia, piangeva. E ogni lacrima che cadeva per terra si trasformava in un gobbo. Una lacrima, un gobbo, due lacrime, due gobbe, 300, 1000 gobbe attaccate alle tende, alle tappezzerie della camera, alle lenzuole, alle letti. Io mettevo una mano in tasca e uscivano tanti gobbetti piccoli. Io gridavo, aiuto, aiuto, e dalla bocca mi venivano fuori tanti gobbetti piccoli, che si giravano e facevano, vieni il comandatore. Madonna mia, avvocato mio, io mi sono spaventato, mi sono messo a correre, mi sono precipitato fuori da questo castello e mi sono trovato in mezzo a una campagna, un bosco, sempre di notte, pioggia, fulmine, tuoni, gufi, civette, gatti neri e gruppetti di gobbetti capeggiati sempre da mio genere che facevano gobba levante, luna calante, gobba levante, luna calante. Io ancora più spaventato mi sono messo a correre. Avvocato mio, a un certo momento mi sono sentito così stanco che quando mi sono svegliato ho detto no, io mi addormento un'altra volta perché sto troppo stanco. Che sarà? Ah, agitazione null'altro, fantasia esaltata, state tranquillo. E poi, ben 4 medici vi hanno rassicurato a riguardo. Rosina! Che c'è, papà? Dove vai? Andiamo a prendere i confetti per distribuirli. E Alberto dove sta? È di là, nel salotto. Sta facendo divertire tutti quanti. Figlia mia, quanto sei bella! Commendatore... Papà, ma perché fai così? Ti giuro che ne sono quasi avvilita. Non è niente. Che chiagna? Tu che chiagna fa? Sto malauri sta chiagnando stanotte. Piange e nuota. Perché piangi? Sono 15 anni che sto in questa casa e pensando che oggi la signorina se ne va e chissà se la vedrò più. Ma che deve morire mia figlia? Ma vai al diavolo. Subito. Rosy, fai presto che gli invitati aspettano. Parlavo con papà. Rosina mia adorata, quanto sono felice. Papà, permettete, io ho bisogno che l'abbracci. A che ora partite? Fra circa 3 ore, ma c'è tempo. Avvocato, venite con noi di là. Come no? Papà, e voi non venite? E che fate lì solo su? Sì, vengo, vi raggiungo, avviatevi. Intanto noi ci abbiamo, eh? Permettete, commendatore. E lo conosco. È antico, sai? Lo conosco. Guarda. Sì, lo conosco. Oh, sei contento? Hai visto com'è riuscita bene la funzione religiosa? Che? Peccato che si è fatto in casa. Ah, oh, se si fosse fatto in chiesa, ma tu hai voluto così. E l'altare, un sogno. Ah, padre Girolamo si è dimostrato quel santo uomo che è. Mi ha detto, signora Teresa, vi manderò il più bel servizio d'altare che abbiamo in parrocchia. C'erano oltre 300 candele. No, 200. 300? Ho avuto informazioni precise, 200. E Rosino con quell'abito da sposa sembrava una fatma. E quando ha detto sì, l'ha detto con tutta la semplicità di questo mondo. E Alberto, com'era curioso. Teresa, ma come tu ridi? Senza un rimorso, senza un pentimento, io ho un peso sullo stomaco che non scende e non sale, e tu ridi. Ma insomma, ma che cosa pretendete da me?
che io viva con questo eterno rimorso sulla coscienza. Ma Rosina è mia figlia, sai? E io sono sicuro che se ha sposato quel giovane lo ha fatto solo per obbedirmi. E io, per soddisfare il mio egoismo, io dovrei permettere tutto questo. Mi senti i marinaretti gobbi, ma... Gervasio, non fare il ragazzo e non facciamo ridere la gente. No, la gente ha già riso abbastanza, io ne sono stufo. Se voglio la faccio ridere come di me. Ma ci dovevi pensare prima. E chi ha tempo non aspetti. Voglio vedere che fa. E voi non faccia mai. Grazie, ma anche Rosina è d'accordo con me che il primo figlio deve essere una femminuccia. Ah, che femminuccia? Femminuccia un corno. Oh, Rosina, io ti devo parlare. Io ho agito male con te, ho agito avventatamente. Alberto come uomo, come amico, è la corona della mia testa, ma come marito io non lo reputo degno di te. Ma senti, Gervasio... Un momento, mamma, vi prego, voi parlerete dopo. Ora sono io che devo parlare. Papà, dopo tanto affetto che mi avete dimostrato, ma con lo stesso affetto, voi abbiate la bontà di dirmi il perché di questo vostro cambiamento. Perché questo matrimonio non mi piace più. Prima mi piaceva, Adesso non mi piace più. Volete fornì o no? Io agito avventatamente, tu fai quello che credi meglio, agisci come preferisci, ma io questo matrimonio lo farò annullare. Tutto giusto, papà, ma perché? Perché... Ve lo dico io, perché io sono cifotico. Agi pazienza, voglio, mi dispiace, ma non è colpa mia, ecco. Fai quello che vuoi tu, non so, agisci come preferisci. No, io non ho affatto intenzione di agire, ma soltanto ditemi sinceramente, è solo per questa ragione. Ah sì, Alberto, questo per la tua tranquillità, per la tua serenità, è solo per questa ragione. E allora se è solo per questa ragione, io la gobba me la posso anche togliere. Ecco qua. Si è sgobbato! Silenzio! Ma insomma, che significa questa buffonata? Guardatemi bene, papà! La gobba! È sparita! Come è sparita? Non c'è mai stata! O meglio, sta qua, nella giacca! Teresa! Non c'è mai stata! Questa è bella, come da dove l'hanno fatta! Insomma, esce capace, ma fammi vedere! Guardate! Non c'è! Però, avvocato... Non gli stava male. Che dite mai, commendatore? Ma voglio dire che se l'era aggiustata bene. Ecco. Papà, io sono quello sfaticato, quello scansafatiche che non volevate che sposasse Rosina. Teresa! Col tuo consenso abbiamo fatto tutto il comodo nostro. Silenzio. Figlia mia, non lo fare più, sai. Serva, oramai... Vabbè, voi vi volete bene, gli vuoi bene? Assai, papà. E allora il matrimonio continua! Bravo. Ma io mi sento un altro uomo, voi ci pensate, quello non è gobbo, è portabene. Portabene, il colmo! Papà, alla presenza di tutti, posso considerare Rosina mia moglie al 100%? Ma sì, siate felici e fate figli maschio, femmina, mascato, come volete voi. E adesso una preghiera, papà. Riprendete Malvurio, poveretto. E vogliategli bene, perché anche lui ve ne vuole. Sì. Malvurio! Vi prego, signori, vi prego! Qua sprofonda il pavimento, sapete? Vabbè, lo riprenderò sempre che lui lo vorrà. Ma sì che lo voglio, commendatore. Oh, mamma mia, questo chi è? Sono io, Malvurio, che così truccato vi sono stato vicino mezza giornata e non è successo niente. Anzi, tutto si è risolto come voi volevate. Però, Malvurio... Vabbè, che fa, commendatore? Vabbè, lo riassumerò. Grazie, commendatore, grazie. Qua, un abbraccio. Un abbraccio per favore. Papà, siete contento adesso? E me lo domandi, birbante! Ma siete convinto che la vostra era una suggestione? Solo perché credevate di avere il gobbo in casa, vi siete creduto al sicuro da tutto. Papà, la iettatura non esiste. Non esiste. La vostra era una malattia. Una brutta malattia e si soffre, sai, si soffre tanto. Ma ormai siete guariti. Adesso ti posso proprio parlare col cuore sereno.
Sì, vogliala bene, Rosina, guarda che è l'unica figlia che ho. Rosina è tutta la mia vita. Bravo. Ora andiamo a bere una bella coppa di champagne. Aspetta, sì, a che ora partite? Ah, c'è tempo. Questi benedetti viaggi di nozze, io mi domando che necessità ci sia di andare a fare una cosa tanto lontano quando invece in casa proprio, con tutte le comodità a portata di mano. Ma infine, che cosa volete che sia? Due ore in aereo, si parte, si arriva. Adesso sono venuto di moda i viaggi in aereo. Due ore di aereo, si parte, si cade come niente. Senti, se ti chiedo un piacere me lo fai? Ma vi pare? Durante il viaggio di nozze, ma solamente durante il viaggio di nozze, mettiti questa giacca qua, mi fai stare più tranquillo, mi fai felice. Quando è bello questo cielo, quando è bello sto mare, tutto attorno mi pare che è tornata la gioventù, e che staria c'è ardire, come fresca gentile, a guardare chi sto sola, da senti in davvero piacere campa. Che staria giardina, com'è fresca e gentile, a guardare questo sole, da senti in davvero piacere campa.